Ciao a tutti. Oggi sono felicissima perché Simone del sito creativamenteplotter.it mi ha mandato la Colop e Mark Create. Ce n'è di due tipi, lui ne ha una pro e questa. Poi vi metto il link nell'info box e andiamo a scoprire quello che fa questa bellissima stampante. Come vedete è una stampante piccolina, si può tenere anche in borsa volendo. So che c'è anche la sua custodia, io ora non ce l'ho, però diciamo ci sono tanti accessori che acquisterò, poi farò altri video. Per adesso andiamo a scoprire come si installa la prima volta che si toglie dal pacchetto. E facciamo anche una piccola prova. Quindi andiamo a togliere dalla confezione. Io avevo già dato un'occhiata. Ok, apriamo la confezione e questa è la nostra stampante. Questa è la sua base. Va messa in questa maniera qua. Qui dentro troviamo le istruzioni. Noi ci serve questo. Questa è una guida rapida, vedete come vi dice di installare. Io qui c'era una linguettina per proteggere la batteria, io l'ho già tolta, però qui vi dice come fare. Scusate, qui vi dice come fare. Questo ci serve perché qui abbiamo la nostra password e il numero della macchina. Ognuno ha il suo nome e la sua password, il suo numero di identificazione e la sua password. Questo ci serve per andare a scaricare l'app, perché sapete che questa va col tablet o con il telefono, si collega tramite wifi, quindi come ho detto lo possiamo portare sempre con noi. Io specialmente che sono una creativa, diciamo che se voglio fare anche un bigliettino lo faccio anche sul momento. Poi dopo, come ho detto all'inizio, vi farò vedere qualche esempio. E ora andiamo a installare. Ah, con questa, ma cioè questa è bellissima perché si può scrivere andando ad arco, dritto, nel senso inverso, e possiamo scrivere anche due righe una vicino all'altra. Bene, ora vi facciamo l'installazione. Ah, guardiamo, dentro la scatola troviamo anche il cavo per caricare e la cartuccia che andremo ora a installare. Come sapete, questa è una cartuccia che scrive sia in bianco e nero che a colori. Ora andiamo a installare il tutto, quindi prendiamo la nostra stampante. Come vi fa vedere qui, dovete togliere, vedete, la linguettina che io ho già tolto. Ci togliamo il nostro coperchio, diciamo, e andiamo per prima cosa a installare la cartuccia. Per installare la cartuccia dobbiamo aprire, togliere la batteria che è qui. Faccio vedere, sì, piano, ecco, vedete, solleviamo e questa è la nostra batteria. Per inserire la cartuccia dobbiamo, di dietro, vedete che abbiamo un tasto dove dobbiamo
fare leva e spingere dove vi dice la freccia. Vi faccio vedere. Vedete, tenendo qua, qui dentro, dobbiamo fare una piccola leva per portare in questo modo. Vedete? Allora, rifacciamo. Vedete, io tengo qua e spingo giù. Ok? Ora andiamo a prendere la nostra cartuccia, togliamo la protezione e vedete, questi deve andare, non so se siete dentro, vedete là, quindi dobbiamo inserirla in questo modo qua e spingiamo dentro in questo modo e poi chiudiamo questo. Bene, ora inseriamo la nostra batteria. Vedete, con un clic va a posizionarsi. Mi raccomando, teniamolo sempre sulla nostra base, perché questa serve anche a un, diciamo, per pulire la testina ogni volta che facciamo un'immagine, una scritta o quant'altro. Quindi vi conviene sempre metterlo nella base. Per accendere, vedete dietro, adesso qui c'è la base, per accendere abbiamo il tasto off e on. Quindi lo possiamo vedere anche dal di qua. La base è magnetica, quindi non vi sbagliate a metterla. Ora andiamo a installare il software. Vi faccio vedere come installare l'app. Io sul tablet l'ho già installata e vi faccio vedere come installarla sul cellulare. Ci serve la nostra guida e dobbiamo andare a inquadrare questo QR code. Io ho un'applicazione che è questa, apro e inquadro e mi mette il sito. Io faccio web e mi apre Google Pay e faccio installa. Ora che ha finito di installare, apro e qui mi dà la lingua, faccio prossima, accetto, faccio continua, accetto e faccio continua. Qua dovete mettere questo numero identificativo e la sua password che avete nel foglietto. E comunque ve la trovate anche qui, vedete? Ora andiamo a metterla. Create lo dovete lasciare e mettiamo. Io logicamente metto il mio, eh. Come ho detto, ogni macchina ha il suo numero identificativo e la sua password. Poi metto la mia password, 50, 62. Ok. Collegati, io ora non lo faccio da telefono perché tanto io mi porto dietro il tablet. Allora, una volta collegato vi dà a questa pagina e quindi ora devo collegare perché qui c'è scritto non sei collegato. Non so se si vede. Ok, e collego il mio eMark. Qua mi sta ricercando il dispositivo,
vedete? Logicamente ora l'ho chiuso, accendiamo così. Qui dice connettere il dispositivo, facciamo, vedete, facciamo connetti, connetto, sentite il beep e adesso qui ha connesso. Ora ci andiamo a andiamo un po' giù con la telecamera. Andiamo a farci un disegno. Io ne ho già ne fatto. Qui facciamo nuova stampa. Clicchiamo. Qui vi dà dei template, amore, celebrazioni. Ne apriamo uno per farvi vedere. È un po' lento. Vedete, vi dà tante etichette. Abbiamo tantissime, tantissime opzioni, tantissimi disegni. Possiamo andare matrimonio, citazioni e quant'altro. Poi, se clicchiamo qui, troviamo altri modelli online gratuiti. Ora noi poi abbiamo l'opzione per fare una riga, due righe e tre righe. Ora io scelgo quello più semplice, facciamo una riga, clicchiamo e vedete ha messo una riga. Ora andiamo a farci un disegno, io mi farò il mio logo, quindi vado in immagine, da foto, qui mi dice, vedete dove voglio andare a prendere, vado in galleria e mi prendo questo che è il mio manga del logo e vedete me l'ha messo qua. Io col dito posso spostare dove voglio, oppure lo voglio un po' più grande, clicco qui. Qui c'è scritto scala, vado su scala, mi mette questa linea verde, vedete? Io da qui mi vado a regolare, poi magari me lo metto sul centro e in questo modo, vedete? Spero che vedete bene, ok? Ora devo inserire il testo, questo magari lo sposto, faccio indietro e vado in testo. Scriviamo il testo, quando vedete vi scriverà, scusate, vi mette il quadrettino verde. Ora scriviamo, ok, scusate non ve l'ho fatto vedere, ora andiamo un po' più giù, ecco così. Vedete mi ha messo qui, io lo sposto nel mezzo, qui vedete che avete una, tipo un visto, una V, dobbiamo confermare per lasciarlo lì e andiamo a cambiare lo stile. E io voglio mettere, qui come ho detto abbiamo tanti font, io scelgo questo, vedete? Però così è troppo piccolo, quindi lo vado a fare in scala come ho fatto per la mia bambolina e andiamo. Ma ricordatevi che dovete sempre stare dentro a questa striscia. Modifichiamo anche questa perché mi si è spostata in questo modo e diciamo che può andare, che mi piace. Faccio salva e in questo qui me la salva nella mia cartella che poi vi faccio vedere dov'è. Altrimenti facciamo salva, scusate, facciamo salva dal di qua, facciamo salva e manda nella cartella, mentre se clicchiamo su questa su quest'icona qua ce lo manda
alla macchina, al dispositivo. Adesso me lo sta ricercando perché, ecco, perché me l'aveva sconnesso. E qui ci dice, qua ci dice se vogliamo fare la marcatura continua. Io in questo caso non voglio la marcatura continua, cioè marcatura continua vuol dire che finché strisciate lui vi scrive, mentre così vi scrive una volta solo. Quindi, detto questo, andiamo in via stampa a eMark. Vedete qua sotto, io clicco. Sentite il beep, mi ha mandato qua, qui c'è scritto l'impronta è stata inviata. Ora facciamo una prova in un pezzo di carta. Questo lo mettiamo via. Prendiamo la nostra stampante e andiamo, vedete, togliamo, se vogliamo togliere il sopra, e andiamo a strisciare. Vedete com'è venuto? Io in questo caso l'ho fatto in bianco e nero, ma si può fare anche colorato, eh? Oppure si può fare anche facendo, vedete, possiamo fare in diversi modi. Ok, vi volevo far vedere dove dove vanno le foto quando noi salviamo. Vedete queste tre lineette qua, clicchiamo, si apre il menu della stampante. Qui c'è collegamento a eMark, se è scollegata possiamo andare qui e ce lo collega, possiamo fare nuova stampa, qui ci sono le impostazioni e qui ci sono le mie stampe che ho salvato. Ecco qua, qui ci sono tutte le mie stampe, io le prove che ho fatto, quindi qui ve le trovate. Ogni volta che vi serve andate su quest'icona qua, spingete e vi farà, ve la farà stampare. Vedete, vi manda alla macchina e vuol dire che ve l'ha mandata in stampa. Ok, se manca qualcosa fatemelo sapere, perché anch'io è la prima volta che ho questa e l'ho provata adesso con voi. La prossima settimana mi farò mandare anche un po' di accessori per farvi vedere cosa si può fare con questa macchinetta, cioè si può fare veramente un'infinità di cose. Possiamo scrivere anche sul sughero, cioè qualsiasi cosa porosa possiamo anche scrivere, anche sulla stoffa, ma ci sono dei nastri, diciamo, di stoffa appositi per scrivere, ma possiamo scrivere anche sulle magliette. Purtroppo però credo che quando si lava, non essendo colori per la stoffa, diciamo che la scritta va via. Ma comunque mi informerò bene. Per adesso è tutto, spero di essere stata abbastanza chiara. Se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ciao!